Allora, un saluto a tutti i presenti e poi a chi ci ascolterà, va bene, su YouTube. Bene, allora, l'argomento lo vedete qui alle mie spalle, la grande alluvione del novembre del 51, provvedimenti idraulici. Provvedimenti idraulici riguardano in particolare, come vedrete adesso, quelli che sono stati realizzati immediatamente dopo l'alluvione. E fino al prosciugamento, va bene, del territorio ancora allagato. E la ricostruzione idraulica riguarda tutte le opere che sono state realizzate negli anni, nei decenni successivi, sia quelli interventi, sia quelli che riguardavano le arginature del Po in particolare e del suo delta, e anche quelle dell'Adige, vedremo qualcosa. E l'altro aspetto riguarda la bonifica, quindi come vedrete io distingo due aspetti della difesa idraulica, quella esterna dai fiumi e dal mare e quella interna che riguarda la bonifica. Allora, vediamo un attimo quello che è successo appunto prima del 1951. Allora, durante l'Ottocento diciamo che il Po non ha mai rotto in Polesine, salvo il Delta si sì, è avuto, ma diciamo tutto il tratto da Melara fino al Delta non ci sono mai state rotture, anche se il Polesine è stato allagato, ma da rotture del Mantovano, del Basso Mantovano. Questo è importante tenerlo presente. Nella prima metà del secolo scorso, vedete qua le altezze idrometriche misurate a Ponte Lagoscuro. Voi sentite quando c'è una piena nel Po, si fa sempre riferimento per quello che ci riguarda a Ponte Lagoscuro, perché è l'ultima sezione prima del mare. Dopo Ponte Lagoscuro non ci sono più affluenti, non ci sono più apporti di acqua sul Po. Per cui Ponte Lagoscuro, diciamo, è l'ultima sezione sulla quale si misura il livello della piena. Ecco, la massima storica, come vedete, si è verificata nel 1917 con 3,72 e poi anche nel 26 e nel 28 le altezze sono state molto simili. Arriviamo alle piogge, cominciano a cadere l'8 novembre in tutto il bacino idrografico. È un evento pluviometrico eccezionale per estensione e per durata, non tanto per intensità, cioè non è che venisse giù pioggia a dirotto per dire, ma ha investito tutto il bacino, sia quello relativo agli affluenti, alpini che quelli appenninici. E quindi si verifica una situazione idraulica eccezionale nel Basso Po, perché in precedenza, diciamo così, la piena si formava. Piene eccezionali si formavano nella parte alta e media del Po. Qui si vede subito che c'è qualcosa che non funziona, va bene, che quindi c'è una situazione idraulica eccezionale nel Basso Po. E tutti pensano ancora, come era successo in passato, che l'alluvione, che i gli argini da questa portata straordinaria avvenisse nel Basso Mantovano, a valle di Ostiglia. La piena passa ad Ostiglia. E c'è, ricordo, ecco, per coloro che hanno letto qualcosa relativamente a quei giorni, a Bergantino si pensa, dove c'è l'ansa, va bene, dove c'è la portata proprio sull'ansa di Bergantino, e si pensa la rotta o il sormonto dell'argine, va bene, avvenga a Bergantino. È vero che Bergantino stanno facendo i sacchetti di terra per tenere l'acqua che ormai stava andando sopra l'argine, no? Addirittura si sta facendo una processione, una parte, fanno la processione per intercedere, va bene, la grazia della Madonna per evitare la piena. E mentre c'è questa ormai, va bene, situazione in cui si pensa che da un momento all'altro possa rompere, improvvisamente quelli di Bergantino vedono l'acqua calare. Cos'era successo? Era successo che alle 20, alle 19:45 il Po aveva rotto. Scusate, lo spegniamo. Lo spengo e non se ne parla più. Ecco,
il Po rompe alle 19:45 a Vallice, rompe, c'è un sormonto dell'argine, perché dopodiché la portata del Po porta via l'argine, come vedete, alle 20 a Bosco, alle 20:45 a Malcantone, e lì ci sono anche le lunghezze delle rotte stesse. La portata del Po, allora, l'ingegnere del genio civile, l'ingegnere Sbrana, l'aveva misurata in 9.500 metri cubi al secondo. In realtà, poi, dopo è stata ricostruita dallo stesso magistrato per il Po, in 12.000 metri cubi al secondo. Quindi una portata mai registrata in precedenza. L'altezza massima viene misurata a Ponte Lagoscuro a 4,28. Ricordate che nel 17 era 3,72. Ma in presenza delle rotte, però, se non ci fossero state le rotte e la portata fosse passata, avrebbe raggiunto 4,80, cioè più di un metro rispetto alla massima storica precedente. L'acqua fuoriuscita viene calcolata in circa 8 miliardi di metri cubi, il territorio allagato è 100.000 ettari, voi sapete che il Polesine è 170.000 ettari circa, 800 case crollano, 4.000 furono danneggiate, quasi tutti i corsi d'acqua del Polesine rimasero danneggiati e chilometri di arginature scomparvero. Il sistema dei canali, dei manufatti, gli impianti della bonifica venne completamente sconvolto, anche le strade ovviamente subirono danni enormi e alcune rimasero impraticabili per mesi. 160.000 furono i polesani sfollati in quel periodo, su poco più di 300.000, 320.000, 340.000 circa, la metà. E il sistema economico ovviamente rimase per alcuni mesi paralizzato. Cosa si deve fare intanto? Intanto allora bisogna cercare, la prima cosa da fare sul dopo alluvione era quello di realizzare lavori di pronto intervento. Attenzione qui, gli interventi immediatamente successivi, come dirò adesso, sono stati immediati, solleciti e fatti bene. Quello che non era stato fatto bene è stato il taglio della fossa di Polesella, se ricordate, che è stata dopo l'alluvione del 14, solamente il 26 di novembre viene deciso di tagliare la fossa di Polesella. E questo qui, questo ritardo è stato il responsabile, madonna, ma avevo aspetto. Dicevo che il ritardo nel taglio della fossa di Polesella è stato il responsabile della tragica vicenda del cagno della morte, insomma, ecco. E questo qui, perché non, vedete, la storia aveva insegnato, quando c'è stata l'alluvione, delle due alluvioni dell'Adige, quella del 1868 e quella del 1882, sono state due alluvioni simili, ma mentre nel 1868 il taglio della fossa Polesella è stato immediato, per cui l'acqua che aveva scavalcato tutte e due le alluvioni furono da Legnago, insomma, no? Da Legnago. Da Legnago l'acqua dell'Adige scavalcò il Canal Bianco e entrò nel territorio fra il Po e il Canal Bianco. Allora subito, immediatamente nel 68 venne tagliata la fossa di Polesella e l'acqua piano piano andò, dico placidamente, ma insomma regolarmente verso il mare, creando meno danni, creando relativamente pochi danni. Nell'82 invece gli sorgono problemi, quelli che stanno a valle della fossa di Polesella non vogliono l'acqua, penso che tutto si possa mantenere di là, e lì passa il tempo, dopodiché l'acqua va su 3-4 metri, si apre la fossa di Polesella, immediatamente il disastro. Quindi queste due cose, così come quella un secolo e mezzo prima dal Po, furono alluvioni 1801 e 1807, anche lì nel 1801 fu disastrosa perché non si tagliò la fossa di Polesella in tempo. Nel 1807 invece la cosa andò via abbastanza liscia perché venne tagliata. Ora, vedete, bisognerebbe che anche gli ingegneri, i tecnici, eccetera, leggessero un po' la storia e capissero come si era svolta la situazione. Ecco. Vabbè, detto questo fu il punto nero di tutta la situazione dell'alluvione del 51. I lavori di pronto intervento, subito, immediatamente, a parte i problemi, va bene, di fare i rilievi, voi sapete, mentre l'acqua fuoriusciva
si doveva fare i rilievi per misurare la profondità, la larghezza, eccetera, della cosa, delle rotte. E a un certo punto i primi interventi sulle tre rotte furono quelli di fare una massicciata in sasso, proprio per tamponare, per impedire la fuoriuscita dell'acqua. Ovviamente questi lavori furono affidati in fase emergenziale a tre imprese, si chiamavano Massacurati, Astaldi e Marchioro, che garantirono l'immediata realizzazione dei lavori. E quindi questi lavori iniziarono subito a dicembre, a metà del mese di aprile furono terminati. L'intervento che si doveva realizzare però era la ricostruzione dell'argine, perché le massicciate servivano per tamponare la fuoriuscita dell'acqua. E qui il lavoro fu affidato a trattativa privata a queste stesse tre imprese il 27 dicembre, e il 5 gennaio iniziarono i lavori. Su questa questione ci fu subito polemica, perché a livello governativo i ministri volevano creare un organismo che gestisse tutta la faccenda della ricostruzione, cioè della costruzione degli argini, la ricostruzione delle opere, la sistemazione, eccetera. Invece il commissario governativo Brusasca disse: no, qua noi, io devo avere pieni poteri sostanzialmente, ma utilizzo tutti gli organismi del posto, locali. Per cui diede mandato al Genio Civile, che allora dipendeva dal magistrato alle acque di Venezia, perché anche il Po dipendeva dal magistrato alle acque di Venezia, e lui affidò a trattativa privata, ci vuole coraggio, pensate se oggi dovesse una trattativa privata, a queste tre imprese i lavori di ricostruzione delle arginature. Ma chi c'era, faccio vedere, no, dunque chi c'erano presenti a questa trattativa privata? C'era il prefetto, c'erano i politici locali, parlamentari, il magistrato alle acque, i civili, i consorzi di bonifica e la stampa. Lui invitò la stampa, ha detto: venite qua e vedete che io sto trattando con le imprese. Mi sono spiegato? Sto trattando con le imprese. E così, con questa, va bene, impostazione, riuscì ad affidare immediatamente. Il 5 gennaio si iniziò i lavori e poi a metà giugno già Valice era chiuso, a 2 agosto Malcantone, e 6 settembre a Sarebbe Bosco. Vallone, quello che chiamiamo Vallone, Vallice. Valice, Vallone diciamo Paviole, sì. Poi l'altro aspetto importante fu il prosciugamento del territorio, cioè perché ai primi di febbraio del 52, dei 100.000 ettari allagati, 55.800 erano già riemersi per sfondo naturale, mentre i rimanenti 44.200 erano ancora sommersi. E quindi qui si doveva. Allora, per fare questo fu istituito, creato un consorzio, il cosiddetto Consorzio Generale delle Bonifiche Polesane. Voi pensate che allora c'erano 46 consorzi polesine, enti di bonifica, sono 46. Sapete che oggi ce ne sono due, insomma. E allora immaginarsi se si fosse affidato ai consorzi di bonifica la ricostruzione delle opere in 46 enti, cosa sarebbe successo? Quindi il Ministero dell'Agricoltura diede il via a questo consorzio generale che dovete fare prima delle operazioni preliminari per la chiusura delle rotte anche sui Canal Bianco, su tutti i canali arginati che continuavano a sversare acqua dentro nelle campagne, insomma, e quindi a un certo punto si dovettero prima chiudere le cose. E poi rimettere anche in efficienza gli impianti idraulici, molti dei quali invece erano andati in tilt, erano andati fuori uso. E quindi cosa si fece? Si fece questo, cioè si misero in opera degli impianti di pompaggio provvisori, come vedete in queste immagini, per aiutare, diciamo, quei pochi impianti idrovori ancora efficienti.
Poi subito, immediatamente, si dovette anche asportare i depositi sabbiosi e riescavo dei canali e di tutto il sistema della bonifica. Come vedete, questa qui è un'immagine, va bene, della zona di Occhiobello, ma non solo ad Occhiobello, anche in molte altre zone la sabbia, va bene, ricopriva il territorio, il terreno fino ai primi piani delle case. Dicevo prima della tempestività nell'esecuzione dei lavori, ora vedete qui sulla destra Brusasca e sulla sinistra uno dei tanti incontri che in prefettura, e qui vedete in fondo a sinistra il Brusasca, e come vi dicevo prima è stata la sua determinazione anche diciamo in contrasto con alcuni ministri del governo a far sì che l'opera si realizzasse in tempi brevi. Quindi due, dicevo, furono gli elementi. Una, la nomina governativa del commissario straordinario Brusasca. Il secondo, l'opera attuata dal Consorzio Generale per la ricostruzione delle bonifiche polesiane, che portò a termine il prosciugamento, che iniziò i primi di febbraio, e terminò il 24 maggio 52, cosa impensabile, perché tutti dicevano chissà quanto dura, eccetera. A maggio le campane di tutti i campanili del Polesine suonarono appunto a festa, a indicare la fine dell'allagamento, insomma, del territorio. E queste furono le cose, diciamo così, immediatamente successive all'alluvione. Qual è la situazione idraulica complessiva del Polesine dopo questa grande alluvione? Allora, era abbastanza precaria. Il genio civile di allora cominciò subito, come dicevo, non solo a ricostruire le rotte, ma intervenendo anche da Melara fino al Delta in tutte quelle zone. Si vede? No, non si vede? Ho fatto, c'è qualcosa qua che non...